Abbiamo appena ascoltato un intervento di un compagno radicale, cioè non compagno perché io non sono iscritto, ma comunque di un radicale, Mattia Da Re di Verona, che si è appena concluso con un veramente inascoltato fino adesso, un appello alla non iscrizione, che ha approfittato anche del collegamento con la radio per mandare questo appello alla non iscrizione al Partito Radicale. Io non faccio chiose ulteriori, do subito la parola a Mattia Da Re. Ciao a tutti, molto semplicemente il Partito Radicale è qualcosa che mi sta molto a cuore, quindi può sembrare strano questo appello alla non iscrizione. L'appello alla non iscrizione è dovuto semplicemente al fatto che formalmente il Partito Radicale non esiste, cioè non ha tenuto il suo congresso, non ha un segretario, il Consiglio Generale, mi sembra si chiami così l'organo che non è stato nominato per metà, e quindi chiedere l'iscrizione per un soggetto politico che non esiste mi sembra una presa in giro nei confronti di chi eventualmente poi faccia l'iscrizione e quindi rinunci a 200 euro per dar corpo a un soggetto politico che in realtà non statutariamente non segue le sue regole e a livello di attività lascia fare tutto a persone che non hanno un mandato, quindi non hanno ricevuto da un congresso il mandato di portare avanti quelle iniziative. Mattia, da dove vieni tu? La tua militanza dov'è che la svolgi? Ma io sono di Verona e ho dato vita con dei compagni veronesi ormai 4 anni fa a un'associazione, l'Associazione Radicali Verona, dedicata ad Aldo Bianzino, che purtroppo è stata chiusa da 1 anno e mezzo per mancanza di militanza, soprattutto dopo la questione di Amnistia, Giustizia e Libertà, c'è stato un crollo e quindi siamo stati costretti a chiuderla. Quindi stiamo però adesso provando a capire se ci sono le condizioni per aprire una nuova associazione, insomma, per tenere vivo comunque le iniziative radicali e in generale libertarie, laiche, in una città difficile come Verona. Senti, questo comitato si è aperto con la, diciamo, proposta di Bandinelli di chiusura di Radicali Italiani per poi chiudere un po' tutto quanto. Poi lui in un'intervista ci ha spiegato che insomma in qualche modo la cosa era stata superata dall'appello di Emma, dal discorso di Marco. Ecco, tu un po' su questa cosa pensi su questa proposta di Angelo? Io credo che i partiti, i movimenti, le associazioni siano degli strumenti e che quindi non ci debbano essere dei tabù e si possa parlare anche di eventuale chiusura o superamento dei soggetti esistenti per dare corpo a qualcosa di nuovo, qualcosa che sia più utile a portare avanti le battaglie che ci stanno a cuore. Quindi la proposta che è stata fatta non la escludo e non la faccio mia direttamente, cioè vorrei che se ne discutesse, quindi può essere una proposta, bisogna capire se effettivamente quella è la strada da seguire per rilanciare il movimento radicale. Come tu sei intervenuto, poi sei reintervenuto per dare, diciamo, fare una specie di replica, perché non ti era piaciuto bene con quello, come era stata interpretata le tue parole? Beh sì, Marco Beltrandi ha detto che appunto le mie osservazioni sono state, hanno parlato di potere, quindi ho detto che avrei detto che il congresso non viene convocato perché qualcuno vuole mantenere posizioni di potere, ma dal mio punto di vista la questione è un'altra, è il fatto che mantenere tutto in una situazione ambigua consente ad alcuni di agire in nome del partito senza averne il mandato, quindi non si tratta di potere, perché appunto il potere prevede poi una responsabilità, quindi dover rispondere a chi ha dato questo potere, a chi ha eletto delle persone, quindi la situazione forse è ancora più grave, nel senso che così nessuno poi è responsabile, e l'abbiamo visto per esempio con i fallimenti in passato, per esempio di Amnistia, Giustizia e Libertà, dove poi non si è capito di chi fosse la responsabilità politica, l'abbiamo visto in realtà molte altre volte. E nel mio primo intervento ho anche fatto presente la questione che Rita Bernardini in una riunione di direzione a un certo punto ha detto che lo scorso anno si è ritrovata coinvolta per la maggior a usare il suo tempo per la questione lanciata sempre da Marco Pannella sul fatto dell'essere speranza contro l'avere speranza. E anche in questo caso mi chiedo, una responsabile politica di un movimento come possa dare priorità a una cosa nata non si sa come, non si sa perché, ma per parole sue, poi perché lei ha espressamente detto mi sono ritrovata a fare, e quindi questo secondo me non è una giustificazione politica che può in qualche modo essere presa da chi ha una responsabilità, cioè questo lo potrebbe fare Rita Bernardini in quanto iscritta radicale, militante radicale, ma non in quanto segretaria di un movimento che ha una mozione generale da seguire. Quindi questa era la mia posizione per questa questione. Grazie Mattia.